Forever. i'm firing the saxon Salta insieme a noi cos'è? Chi non salta insieme a noi cos'è? È un veronese, è un veronese. Chi non salta insieme a noi cos'è? Chi non salta insieme a noi cos'è? È un veronese, è un veronese. Fabio Grosso insieme a noi cos'è? Fabio Grosso insieme a noi cos'è? E' allarme rosso, e' allarme rosso Fabio Grosso insieme a noi cos'è? Oh oh, Fabio Grosso insieme a noi Buonasera a tutti, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti Raga, sono passate esattamente 20 ore dalla partita, sto facendo adesso il video perché... Eh, ieri nel post partita mh, non mi pareva il caso di fare un video a caldo perché la partita è stata eh, concitata, nel senso che è stata condotta dal Pescara per la prima volta in questo anno, in una maniera che io non avevo mai visto, prima di muovere qualche critica nei confronti del Mister, volevo un po' rivedermi la partita e capire un po' anche le scelte tattiche che il Mister aveva scelto durante la gara, che a me mi avevano fatto scocere un po' il naso innanzitutto ragazzi buongiorno a tutti non mi, no, non mi voglio scordare perché ogni volta me lo chiedono e io me lo scordo voglio salutare Gianluca Bruni ciao Gianluca voglio salutare Carlo08 Massimo Capasso che mi seguono sempre e voglio salutare ci tengo Rob 85 Rob che ha fatto il video della curva sud quello in diretta dallo stadio ieri del gol di Sottil, mi sono appropriato del suo video lo voglio citare ragazzi vi lascio in descrizione il suo link del suo canale. Mi raccomando, andatevi a scrivere anche nel suo canale perché fa sempre dei video in diretta dallo stadio e poi li pubblica ogni giornata. Quindi andatevi a iscrivere nel canale di Roberto, che io ringrazio eh, per avermi, spero, gentilmente concesso questo suo video del gol e dell'esultanza di Sottil. Bene, allora raga, senza che ve lo dico pollice in su, supportatemi e se ancora l'avete fatto iscrivetevi al mio canale qui sotto c'è cioè il pulsante iscriviti, iscrivetevi e vi attivate la campanella qui di fianco qui. bene, andiamo a parlare di Pescara, Verona, raga, finita 1-1, il Pescara è passato subito in vantaggio al settimo minuto con un gol di Sottil, un bel gol con un passaggio tra le linee eh, che ha tagliato la difesa veronese di Brugman che ha fatto un assist spettacolare Sottil ha anticipato di un soffio il portiere del Verona eh, Silvestri e lo ha infilzato. Ragà, eh, che dire: la partita si era messa subito bene per noi. Ma dal momento in cui abbiamo segnato fino al 71esimo, che non ha pareggiato Faraoni, è entrato in campo. Raga, eh, la partita in Verona ci ha messo... non dico in difficoltà, però ci ha schiacciato nella nostra metà campo. Sento tante critiche da parte dei tifosi del Pescara adesso a Mister Pillon. Che abbiamo un atteggiamento difensivista. Ha cacciato, ha cacciato Mancuso per mettere. Eh, Perrotta. Perché abbiamo fatto eh, siamo passati al 3-5-2. Il, il Verona ci ha pareggiato. È un atteggiamento che non ci piace. Il mister non sa dare coraggio ai suoi ragazzi. La squadra non ha più coraggio voglio, state fuori di gocce, sentite a me, gustate fuori di gocce, la capa. Vi si insieme all'anno scorso. Cioè, non può essere questo il discorso. Ma se fino a tutti i giorni d'andata, ma il giorno d'andata giocavamo in questo modo, mi pare di no. Il pescare del giorno d'andata era un'altra squadra continuo a ripetervelo e a battere io continuo a battere, a ripetere cioè se un mister inculca un atteggiamento difensivo ce l'hai tutto l'anno, ma perché il giro del Pescara non era così? a me mi pare che anzi le, le partite, il Pescara a inizio anno eh, le dominava e, e, soprattutto, faceva il suo gioco, imponeva il suo gioco, cercava di imporre il suo gioco con un centrocampo che manteneva palla e poi con delle verticalizzazioni in velocità, ripartendo anche in contropiede tante volte, sfruttando Marras. Sulla fascia destra, sfruttando le accelerazioni di Brugman che da dietro si inseriva, sfruttando gli inserimenti di Machin, sfruttando Mancuso che si inseriva quando il Pescari partiva in contropiede negli spazi ed era letale. Giro di ritorno, il pescare è finito. Mo' stiamo sempre a parlare della solita storia. E il pescare non gioca più. Sì, ma io, Ma il pescare non ha più la benzina. Cioè, vi siete accorti che ieri siamo andati a 15 all'ora dall'inizio della partita? Tranne quel lampo di sottil, dall'inizio della partita fino alla fine. Il Verona all'inizio della partita è da 50 all'ora. Dal 71 in poi è sceso sotto i nostri 15 km/h e quindi noi abbiamo ricominciato a giocare. Semplice, è una questione proprio lineare, assodata: non è una questione di mentalità difensivista oppure di eh, avere paura, ma paura di che. Allora, ma l'avete vista la, 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 la rosa: i giocatori del Verona, ragà. Ieri il, Gerona, il Verona giocava con Zaccagni, Gustafsson e Danzi a centrocampo avevano, se qualcuno non, non lo sa, ve lo ripeto perché secondo me a volte mi sembrate eh, fuori dal mondo, in panchina c'avevano un certo Henderson, c'avevano eh, Laribi, c'avevano lì, c'avevano eh, Di Carmine, Faraoni, Munari, Pazzini, cioè, ma, io, ma cioè, li vedete i giocatori che stanno in panchina al Verona e li vedete i giocatori che stanno in panchina al Pescara? Cioè vi siete resi conto che il Verona ha cambiato atteggiamento tattico passando a un 4-2-4, togliendo di Gaudio e non mi ricordo chi, sono entrati Pazzini e lì. Quindi a un certo punto giocavano, il Verona giocava con Matos, con Tupta, con, Diwa, con uh, Pazzini e con lì. Giocavano con 4-2-4. Nel momento in cui hanno fatto il 4-2-4, il nostro mister... Baby Billon, automaticamente, per non lasciare la difesa uno contro uno, ha inserito un altro difensore per rotta, lasciando Bellini in quel momento. Non mi ricordo se c'era Sottil o se Marra Sangorusci. Le, le sostituzioni non mi ricordo. Mi ricordo che è uscito Mancuso, però avevamo già Bellini in campo per mettere per rotta. E stiamo passando 3 5-2. Apriti cielo. Tutti a criticare Pillon perché ha fatto questa scelta di passare con la difesa a 5 perché voleva difendere il risultato. Voglio il Verona è superiore tecnicamente al Pescara. Gistanin da fa, cioè giocatori più forti. Più forti per arginare il pressing avversario, cioè il pescara quando è che va in difficoltà questa, ma le state vedendo le partite siete ciechi, cioè, cioè avete il prosciutto agli occhi, cioè toglietevelo il prosciutto, cioè se state ancora a pensare al bel gioco, a Zeman, al 4-3-3, a Galeone, lasciatevi il pallone davanti. Il calcio è andato avanti, il Pescar sta, siamo andati avanti. Ci sono nel 2019 e c'è allena Pillon da un anno abbondante. Quindi lo sapete, il mister com'è, sapete le sue caratteristiche, sapete che, quali sono i suoi dettami tattici. Raga, se non c'è la qualità, il centrocampo, cioè se non prendi palla. E sei capace di col palleggio, di eludere gli avversari, il loro pressing, quindi di farli correre a vuoto, farli stancare e poi tenere pian piano mano a mano il gioco della partita. Cioè, come fai? Come fai? Cioè, ieri il Verona per 63 minuti ci ha tenuto nella nostra metacampo sia il primo tempo che nel secondo. Ma ci ha creato tanti problemi! Cioè, se, and se andiamo a vedere oltre al possesso palle. sì, hanno fatto qualche tiro, due interventi importanti di Fiorillo, ma in 70 minuti di dominio nel campo, cosa ha combinato il Verona? Cioè, veramente. L'avete vista la partita? Io ho rivisto. Cioè, dopo il pareggio di Faraoni dal cross di vitale. Faraoni sul secondo palo. Era solo in quella occasione. E ha pareggiato. Dopo il pareggio del Verona paradossalmente il Pescara ricomincia a giocare, ma perché? Perché il Verona ha abbassato la guardia dopo il pareggio, perché erano stanchi al, anche loro, cioè io vedevo dalla curva nord i quattro di difesa cioè, del Verona che si piegavano, col, col, col non ce la facevano più a respirare. Per il fiato, per il fiatone che avevano. Quindi, sceso il Verona, come ripeto, fisicamente anche. Siamo ritornati a giocare noi con, anche con quel 3, 5-2 che Pillon aveva messo in campo. Cioè, la sfiga ha voluto che appena abbiamo fatto il cambio mancuso per rotta, quelli con quel cross hanno fatto quel gol. Solo quello perché se non avessero segnato in quell'occasione, io sono sicuro che comunque a lungo andare, avremmo portato in termine la partita con quell'1-0. Sento persone che si lamentano perché non è entrato Del Sole, perché non è entrato Monachello. Cioè, voglio. cioè, ragazzi, ma vi rendete conto che la panchina. cioè, di chi se ne ha parlato, chi doveva cacciare? Cioè, doveva cacciare eh, Bruno, doveva cacciare Bruggo, come fa entrare Crecco al centrocampista che è l'unico centrocampista che abbiamo? Canute non gioca da una vita? Cioè, ragazzi, ma di cosa parliamo? Cioè, veramente, di cosa parliamo? In attacco, Monachello l'avete criticato per un anno intero. E Monachello è un bandone, non è buono, fa schifo. Per l'amor di Dio, firmate, lascia perdere. Ora vi rimpiangete Monachello. Ma allora, per... criticatemi Mancuso. Criticatemi Mancuso ieri. Che cosa ha fatto Mancuso? Oltre a correre a Zonzo per il campo a fare il suo pressing inutile perché soltanto lui corre. Tanto di cappello, si è impegnato. Mo criticatemi Mancuso per la prova di ieri. Cioè, ieri in un quarto d'ora, non lo so quanto tempo sono stati in campo Bellini e, e Monachello, sono stati pericolosi, hanno sferrato anche il gol del 2-1, cioè si avesse cascato gli quando Bellini la palla è uscita di tanto, dalla traga dei pali. Dai, mo, venitemi a criticare eh, Monachello, che per poco non faceva il gol della domenica, ieri, con quella girata, in quel modo, con il portiere loro Silvestri che stava a guardare le stelle, stava a guardare. Cioè, dai, dai. Minima critica. Allora, lo vedete capito che sta squadra non c'ha più il gioco per uh, come inizio anno e quindi non è questione di, di paura, di alta, uh, uh, atteggiamento difensivo, è questione che se tu sai che hai dei limiti, anche fisici, non sei in condizione e non ce la fai a giocare in un certo modo, che fai? Aspetti e tenti la giocata in un altro modo. Come abbiamo fatto, sei andati in vantaggio, vincevi Oh, il verone è una squadra morta. sono una squadra di morti. Cioè, attualmente il verone è una squadra di morti. Cioè, ieri, nonostante il loro dominio tecnico-tattico a centrocampo ci hanno chiuso, ma noi ci siamo difesi con tranquillità, oserei dire proprio. Cioè, hanno fatto quel gol. Ma però ci siamo difesi veramente con ordine. Siamo stati sfortunati. Potevamo vincerla veramente la partita. Sia anche sull'1-0, ma anche dopo l'1-1 con quelle tre occasioni, oppure con scognamiglio e colpo di testa. Quindi, raga, occhio a criticare Pillon. Pillon sta facendo più di quello che doveva fare con la rosa che ha. E continuiamo, continuiamo ancora con le critiche ai cambi, con le critiche al gioco, con le Ma li vuole mi critica? Ma li vuole mi critica? Su cazzo di presidente che ogni fine partita fa delle dichiarazioni al, del cavolo per non, non parlare di altro. C'è cioè un presidente che a fine partita critica, ci mancava solo il pullman davanti alla porta, eh, atteggiamento tattico. cioè, secondo me, stiamo veramente al capolinea con queste dichiarazioni. con queste. Tanto è capite, a fine anno, Pillon lo prendi e non, lo non gli rinnovi il contratto e lo mandi lì. Ma va bene così. Più che altro io mi domando, ma chi è quello lì che gli fa quelle domande? che gli dice allora abbiamo azzeccato il mercato di gennaio con Bettella e con, uh, con Bellini, cioè, vabbè, roba bell'altro mondo, Bettella ha due parti, un bravo ragazzo, promettente, sottilla anche, Sottilla anche. quindi chi si chiede perché del sole non gioca? Fatevi una domanda, se Pilon da un anno lo allena e non lo fa giocare, è arrivato sottile a gennaio e sottile gioca, perché Sottil è bravo, ha delle qualità, del sole no! Andonucci, no, cioè, non è che è scemo. Se è scemo, Pillon fate delle scelte. Il mister vede i giocatori durante la settimana, non gli si può dire, ma perché fa giocare Sottil e non gioca del sole. Se sarebbe entrato del sole, eh? ma, io, ma voi volete mettere al posto il mister che vede i giocatori tutta la settimana, cioè, a meno che non faccia, a meno che non faccia come l'anno scorso stava facendo Zeman che ti cambia tutti i ruoli e i giocatori. Ma Pillon non lo sta facendo, sta coerente, mette i giocatori nei loro ruoli, li lascia lì, cerca di fare il meglio e purtroppo adesso siamo in queste condizioni. Quindi non criticate il Mister che deve avere tutto l'appoggio fino alla fine del campionato e anche nei playoff che stiamo raggiungendo. Quindi chi, dì, chi si immaginava un Pescara in questa posizione di classifica a tre giornate dalla fine? Io avevo pronosticato un sesto posto in campionato quest'anno, inizio anno, e ci ho preso, diciamo, quasi in pieno. Quasi. Non so se arriveremmo sesti, settimi o quinti. Però la posizione è quella. Io me l'immaginavo con la rosa che avevamo, c'è cioè, il mio video. Andatevelo a vedere, lo trovate all'inizio dell'anno la classifica ipotetica. Ma voi, qualcuno di voi, aveva mai pensato che il Pescara dovesse andare ai playoff? Sempre abbiamo parlato di salvezza. Ora l'abbiamo avuta due mesi fa, un mese fa ci stiamo giocando le nostre chance, ma chi ha speso tanto più di noi come il Verona, come il Crotone, come la stessa Cremonese, come il Perugia, come lo Spezia che ogni anno spende e spande, come il Benevento che c'è soltanto tre punti più di noi, quando ne è il Benevento? Ora, 4, 5, non, non lo so quando siamo saliti. La classifica, sinceramente, non l'ho vista. Quindi, tutte queste squadre che hanno speso più di noi, cosa dovrebbero pensare ora? Siamo sparati. Raga, siate un po' più obiettivi. Dai, io adesso vi saluto. Mi raccomando, vi ricordo, pollice in su, commentate qui sotto, fatemi sapere la partita del Verona se vi è piaciuta o meno. Condividete il video se ancora l'avete fatto. Iscrivetevi al canale. Sempre. Fabio Grosso all'Arme Rosso e Sferona. un saluto a tutti gli amici di Verona ci vediamo l'anno prossimo perché tanto in seriano voi non ci andate non ci andiamo neanche noi e l'anno prossimo spero che posso venire al Bente Codo sperando che non mi rimettano un Verona-Pescara di lunedì alle 9 speriamo che ci fanno giocare una domenica pomeriggio alle 3 o alle 6 così posso venire a visitare l'arena di Verona, Verona eh, il vostro stadio e venire a farmi due risate lì da voi perché quando giochiamo con voi a non ci piace vincere facile ciao a tutti e sempre Forza Pescara ciao